incontrano, quindi in rete, nei siti da loro frequentati, nei blog. Cioè oggi è fondamentale poter condividere il mondo di fuori e il mondo della rete. Se continuiamo noi a scindere, allora questo è reale, questo è virtuale, questo è reale, questo è virtuale, questo è reale, questo è virtuale. Avete mai visto un blog? E non è detto che uno spazio dei cosiddetti blogger sia uno spazio veramente libero. Cioè in Italia le aziende, le imprese, ma soprattutto il servizio pubblico non è aperto al mercato, è una grande balla. Più blog, la manifestazione è presente su Second Life quest'anno grazie alla gentilezza e alla partecipazione di Valore Italia. Ma di fatto quelle che sono collegate sono quelle che in un modo o nell'altro influenzeranno terribilmente le scelte di questo paese. C'è qualcuno di voi che ha un blog? Il giorno in cui ho incontrato il blog di Lino Banfi ho fatto un urlo. Io invece scrivo direttamente alla gente, la gente risponde. Certo, non è che posso rispondere a 1000 persone, ma quelli che posso, loro sono felici, do le mie notizie. Se vogliamo continuare in questo parallelismo blog radio private, lì il gioco della finzione funzionerà fino a un certo punto. Un consiglio che puoi dare ai giovani scrittori, ai blogger che sono aspiranti scrittori molto spesso, perché scrivono per passione, amano la scrittura e certamente qualcuno sogna di farne il mestiere della sua vita. La strategia, la civiltà dello stare insieme, dell'essere insieme contro tutta la settorialità stupida che c'è adesso, anche tra i giovani che non si affidano a queste esperienze. Innanzitutto all'interno del blog si è tutti, perché questo è il gioco, altrimenti fallirebbe, molto individualisti. Cioè ognuno dice esattamente quello che gli passa per la testa, non ha alcun tipo di obbligo verso l'altro, per cui ognuno fa in totale solitudine il proprio percorso. Riesco a forare l'elemento dell'attenzione anche del pubblico se faccio qualcosa che è straniante, e il blog deve riuscire a costruire questo. Se il blog fa, ma è una parte inevitabile, voglio dire, semplicemente propaganda, quello è uno degli strumenti, sono tanti gli strumenti di comunicazione, tra gli strumenti di comunicazione c'è anche la rete.